San Michele ha una storia abbastanza, fu costruita nell'anno 1000, ma completamente rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale dai bombardamenti. Si salvò, virgolette, miracolosamente, perché fu tolto il soffitto ligneo, che ancora oggi è perfettamente conservato, mai restaurato. È così come era nel 1100. È stato rimesso ed è l'albero di Gesù, cioè tutta la genealogia di Gesù Cristo, dall'origine del mondo alla nascita e alla morte di Gesù Cristo. Un pannello di questo, ve lo vedete, ha una strana forma e strano colore. Io non vi dico che quella è una manita muscata. È troppo ovvio nel senso banale, farei l'americano. Probabilmente è una manuta muscata, ma non ve lo dico perché è molto più interessante un particolare. Adamo ed Eva. Guardate quella mela, ha un gambo che è perfettamente identico agli esemplari giovanili delle amanite. Non a caso le amanite, che sono tanti funghi, alcuni mortali, veramente mortali, altri ottimi nella cucina, tra cui l'amanita cesarea, che è un fungo straordinario, sono chiamati in italiano ovulo. Questo, l'amanita muscara, è chiamata ovulo malefico. L'amanita cesarea, l'ovulo reale, che è forse il miglior fungo del mondo, nella cucina. Nelle fasi giovanili, tutte le amanite escono proprio praticamente da una volva e hanno l'aspetto di un uovo. Quella non è una mela, ma questo è il dubbio. Potete dirmi che è qualsiasi cosa, ma non potete dire che è una mela, perché la mela non ha il gambo. Questo è appunto il design, il San Michele. Sì. Okay. L'altro, il Dom, sempre il design. Qui è una scoperta molto recente, siamo alla fine degli anni 90, questo portale l'ha scoperto un chimico tedesco, tra l'altro anche nostro amico, amico della SISC, Joachim Gartz. Sul portale, il portale del Dom è di bronzo, e sono raffigurate le varie scene bibliche. In una c'è la caccia, c'è la tentazione, e successiva c'è la cacciata. Io ho potuto riprodurre solo la cacciata. Queste, adesso vi faccio vedere il particolare riprodotto, per cui è più evidente. In negativo, quindi lavorato sopra. Guardate quell'albero fungo, com'è strano, di nuovo vedete il lumbone, il capezzolo sopra, Psilocybe semilanceata. Il fatto curioso è che la scena precedente, che non ho, mostra Adamo ed Eva che si avvicinano a quell'albero fungo che aveva 5 funghi. Quindi prima di mangiarlo, dopo che hanno mangiato la mela, c'è questa scena in cui ce ne sono solo più 3. C'è un gambo spezzato, non c'è più il cappello, dove sono finiti? Il particolare curioso, questo forse qualcuno di voi lo sa, noi diciamo l'albero del bene e del male. In realtà nella Genesi ci sono 2 alberi. C'è l'albero della conoscenza del bene e del male, quindi della conoscenza, del sapere, e l'albero della vita, l'albero dell'immortalità. La esegesi edulcorata del Vaticano ci fa credere, ci dice che Adamo ed Eva furono cacciati dal paradiso terrestre per peccato di, virgolette, vanità. Disobbedirono a Dio, che gli disse non dovete mai mangiare, mangiate quello che volete, ma da quegli alberi, gli disse, non dovete mai mangiare. E dico, quindi hanno peccato, hanno disobbedito a Dio, quindi le vanno via. È proprio così. Non è per caso che hanno mangiato l'albero della conoscenza e hanno capito. Tra l'altro, la Bibbia dice che hanno mangiato quel frutto e divennero
consapevoli, coscienti della nudità. Cioè un simbolo per dire che oh, si svegliarono. Poff! Furono mandati via, non per caso, esiliati dal giardino dell'Eden per paura che mangiassero anche il secondo frutto, quello dell'immortalità, quindi divenissero lo stesso. Il consumo, il divenire dei attraverso il consumo di una pianta sacra è un elemento comune a tutte, anche qui, tutte le religioni, dalla religione vedica, cui il Rig Veda dice testualmente in un inno: abbiamo mangiato il soma, siamo diventati immortali. Fino all'antica Grecia, in cui il poeta Pindaro, iniziato i misteri eleusini, scrive: siamo stati iniziati ad Eleusi, siamo entrati nel novero degli dèi. Non è che non sia stata una punizione ma un esilio. Curioso che il Desheim praticamente era il feudo di uno strano personaggio, Bernwald, che era un mistico visionario, abbastanza ascetico, e era il confessore di Ottone II e il precettore del successore, cioè Ottone III. Vedrete perché dico Ottone II e Ottone III. Ed era veramente il padrone assoluto. Non è possibile che gli artigiani, gli scultori, facessero qualcosa in quella chiesa se non sotto ordine esplicito di Bernard. Era il suo feudo, a tal punto che le sue spoglie sono conservate in una cripta sotterranea proprio di San Michele. Sempre nel Dom si entra e c'è questo cero pasquale, sempre in bronzo, tutto pieno di bassorilievi. Cero pasquale perché veniva acceso durante la liturgia pasquale. In basso c'è la guarigione del lebbroso, di nuovo. Guardate sulla sinistra, di nuovo, degli alberi strani con un capezzolo sopra. Aneddoto, io questa raffigurazione l'ho trovata io per caso molti anni fa in un libro di storia dell'arte. L'autore, non ricordo proprio il nome, non che non lo voglia citare, non ricordo come si chiamasse, descrive questo basso rilievo in tutti i particolari più allucinanti. Descrive il simbolismo, secondo lui, che c'è dietro le pieghe di Lazzaro, di Cristo, eccetera. Vede tutto, non vede semplicemente dei funghi. Ma non che dice, non dice che sono funghi, non vede neanche l'albero. E questo è il preoccupante, tra virgolette. Segno di una rimozione, di un tabù spaventoso. Non lo vede, non lo descrive. Non ci dice sono sotto un albero. No. Non lo vede. Nel cielo ce ne sono altri alberi fungo proprio così. Ecco, vedete anche un altro particolare. Sono state scolpite, questo è il portale in bronzo che vi ho fatto vedere prima, della cacciata di Chamoliera, indubbiamente da scultori diversi, si vede dallo stile, delle figure rispetto a quello precedente. L'unica cosa che è identica è questo. Identico. Ecco perché vi dico, nulla veniva fatto in quella chiesa se non per ordine di Bernard, il quale probabilmente era un visionario chissà perché, forse. Questa è anche un'altra, questa è la scoperta di questo, è merito di Fulvio Gosso, che la vide passare una volta in televisione. E da lì, insomma, andammo di persona a fotografare. Santa Maria ad Cryptas a Fossa, vicino all'Aquila. Anche questa piccola chiesetta, ma veramente minuscola e grossa come questa sala, è patrimonio, è stata definita, decretata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Purtroppo il terremoto, mi è stato riferito, ha fatto sì che non ci sia più il patrimonio dell'UNESCO. Non è stata andata distrutta completamente, ma probabilmente questo affresco non c'è più. San Michele, guardate a sinistra, di nuovo un albero tipicamente di Plein Cour.
dopo che la pubblicammo, Fulvio Grosso mi fece notare, questo in particolare non importante, ma così, carino, che l'affresco, vedete, lo capite, è abbastanza rovinato, cioè si vede soltanto la parte anteriore. Guardate sotto le gambe del cavallo. In origine c'era un altro Fulvio, c'era un altro Manetta, perché vedete lo stesso disegno, vedete il gambo, è uguale, sotto le zampe del cavallo, identico. Quindi in origine c'era, non che significhi qualcosa, dico, sì, semplicemente un fatto curioso. Questo è un evangeliario, cioè un Vangelo, un libro miniato, è del 1100 ed è polacco, di Gniezno. Sono i 12 apostoli in atto, diciamo, reverenziale, di fronte a 6 gruppi di alberi fungo. Di nuovo, guardate la forma incredibilmente ungonata. Faccio notare che per tutto il Medioevo, non è da molto che il gesto della preghiera che noi facciamo così o così, o con le mani, insomma, con le mani giunte, per tutto il Medioevo non si pregava così, ma si pregava così. Quindi 12 apostoli stanno pregando qualcosa che sta davanti. Questo è in Svizzera, nei cantoni Grigioni, è San Mustafa. È un affresco della decapitazione di Pietro e Paolo, qui c'è la decapitazione di Paolo. Guardate, la testa decapitata, il soldato che la tiene in mano, dall'apice, dall'aureola di Paolo, saltano fuori 3 frutti. Scherzando, e forse nel libro l'abbiamo messo, citato, Fulvio dice, ma qui Paolo perde la testa perché si è mangiato i funghi, o perde la testa perché gliela tagliano, perché ha commesso un reato? Cosa significa quel fungo sopra la testa tagliata? Di nuovo in Francia, fanno ad Vic. La figura, la scena del Nuovo Testamento, mi pare del Vangelo di Matteo, l'entrata di Cristo a Gerusalemme. Vedete, ci sono tutti i personaggi che stendono i veli, i tappeti all'ingresso di Cristo, che è sull'asino, poi a sinistra, che qui non si vede, e all'ingresso di Gerusalemme un altro curiosissimo albero fungo, che guardate com'è dipinto in maniera molto molto realistica e ricorda qualche Paneus. Vedete il bordo diverso, sfrangiato. Sopra questo affresco, troppo in alto che non ha potuto essere riprodotto, c'è un altro albero fungo. Questo è Saint-Séverin-sur-Gartempe, sempre in Francia, non lontanissimo di nuovo da Plain-Couronne. E questa è la fatidica fotocopia, è l'affresco della fotocopia di Dio. Dio che mette nel cielo il sole e la luna, l'albero della conoscenza, o l'albero della vita, adesso qui non si sa, vedete i due alberi, comunque uno dei due, guardate il margine, estremamente frastagliato, vi ricordate il Paneus Sphinctremus che vi ho fatto vedere qui? Zola mi presentò la fotocopia di questo dicendo io ho certezza che i primi cristiani usassero. Ok, bevo un attimo e poi andiamo avanti. Fino a... Ma le cose che uscivano da sotto... Non lo so, mi chiede le cose che quegli... No, non so, magari c'è... Cioè, io nel libro abbiamo detto che... Vedendole meglio magari si capisce, cioè io non no, ho capito. No, assomigliano, sai a cosa? Al pendagli, a tutta la chincaglieria del costume degli sciamani, asiatici ma anche europei, anche in Ungheria. Lo sciamano è vestito con abiti molto strani e ha appeso tutta una serie di cose, tipo i pelle rosse, no? Frange, eccetera. Dico solo quello, assomiglia a quello, non che è quello, assomiglia. Di per sé non si capisce che